rispetto alla voce. Purtroppo non mi hanno permesso di fare un confronto, hanno demolito la democrazia di una campagna elettorale che si basa sul confronto schietto e sulle critiche costruttive. Non hanno voluto il confronto perché sono andati casa per casa a dire bugie, e bugie che poi ho scoperto e sto cercando di rispondergli, però non è giusto. I cittadini devono sapere, io penso che le persone hanno capito il modo in cui ho amministrato Raffadali. No, io sono pronto a dare con massima lealtà l'impegno che ho profuso nei 5 anni precedenti anche per 5 anni successivi con una carica in più. Bravo! 5 anni fa non c'era, oggi c'è. La mia è una presenza fraterna per un fratello che è stato sofferente con me nei tempi difficili, che ha rinunciato a fare il sindaco in un momento dove per me le condizioni erano di sofferenza, e che è tornato in questo paese da solo con le sue forze, con la sua capacità, col suo impegno e con la sua disponibilità. È riuscito a costruire da solo quando ancora nessuno, né io soprattutto, non potevo essergli vicino, e per questo credo che oggi debba raccogliere non soltanto il mio affetto, ma l'affetto di quanti gli sono stati vicini e di quanti non possono non riconoscere il suo lavoro. Io avrei voluto dargli dei consigli prima che le vedessi parlare. Dopo averlo visto parlare posso solo complimentarmi, perché credo che come primo intervento del suo futuro e sicuramente notevole impegno al comune sia stata bravissima. La nostra fortuna è lui, da sempre. Auguri. Guarda, tu dovevi vedere come provare il tuo amore. Per me Silvio Cuffaro è l'uomo giusto, darà lustro a Raffadali e, dando lustro al nostro paese, darà anche la possibilità a noi giovani di esprimerci, al meglio e di adoperarci per Raffadali. È la testimonianza concreta di questo suo impegno per Raffadali e della fiducia, del credito che sta dando a noi giovani, è presente anche nel suo progetto politico. Non solo sta dedicando ampia parte del programma politico al futuro e ai giovani di Raffadali tramite tutta una serie di iniziative che non sto qui ad elencare, ma che certamente, diciamo, sono di ampio respiro e sono in grado di dare un futuro radioso ai giovani di oggi, che saranno i dirigenti, la classe che è chiamata a portare avanti tutta Raffadali. Ma ha dato e ha dimostrato di dar credito a noi giovani con una testimonianza concreta, proponendoci di candidarci e designando alcuni giovani anche quali assessori di Raffadali. Vedo un futuro molto prosperoso, perché Silvio Cuffaro, oltre ad amministrare con le capacità e le competenze che ha e la conoscenza, mette il cuore in tutto quello che fa. E quale migliore prospettiva per un paese essere governati da un sindaco che, oltre ad avere capacità, mette pure il cuore? È il massimo che possiamo chiedergli. C'è sempre tanto da lavorare, quello che si fa è sempre relativamente poco. Noi abbiamo lavorato, abbiamo dato tanto, ma non possiamo dire abbiamo smesso di lavorare. Non si può dire in un periodo dove l'economia è in piena crisi, dove ci sono delle devianze giovanili ormai fuori controllo delle famiglie, non si può dire mai che abbiamo fatto tanto. Abbiamo fatto tanto, ma tant'altro ancora bisogna fare.